Ditemi voi il dia. Ok. Ecco qua, buongiorno. Per me comincia veramente come se una favola a un certo punto prendesse corpo. Potete immaginare una ragazzina di 15 anni, 16 anni a Milano con il grande maestro Strehler, tornare sul palcoscenico di un teatro, il più importante teatro di Milano, il Teatro Manzoni, portando uno degli spettacoli più belli del suo maestro. Ecco, tutto questo è successo nell'arco di 40 anni, quindi dal 76 a oggi. Come nelle favole, ho passato tante vicissitudini e alla fine ho portato qui a Milano al pubblico che ama Strehler e quello che non l'hanno mai visto, uno degli spettacoli più belli. È una favola, ed è una favola come la mia vita, è una favola anche quella di Chantè, la protagonista che è buona ed è l'unica a ospitare tre dei e verrà ricompensata con una piccola somma in denaro, $1000 d'argento, con i quali prende una piccola tabaccheria. È solo che la gente ha tanto bisogno, hanno bisogno di scodelle di riso, hanno bisogno di roba da mangiare, hanno bisogno di un tetto sulla testa. E lei non riesce a soddisfare tutti perché è troppo buona e quindi entrerà in campo un cugino cattivo che la difenderà, ma non potrà difenderla dalla debolezza che è quella dell'amore. Venite a vederci, vi aspettiamo. 2 ore e mezzo di commedia divertente con buffi e straniti personaggi che però parlano anche di noi.